in una sede logica, perché quasi istituzionale, nella sala dell'Avis, l'AI, l'Associazione Italiana per la Lotta contro le Leucemie, credo che sia la terza edizione dell'incontro per gli auguri. Sì, ecco, con Carmela Nicita, la presidente, poco saremo anche vicini di casa dell'Iblea e l'AI. Allora, Carmela, la morte di Sinisa Mihajlović chiaramente ha colpito in questi giorni per il personaggio, ma anche perché è stato l'esempio pratico di una grande battaglia. Ora, chiaramente è un colpo, però non bisogna pensare che persa una battaglia sia persa la guerra. Assolutamente no, perché è vero che c'è stata persa una battaglia, ma non dolorosa, molto dolorosa, anche per il personaggio di questo grande calciatore, sia dentro il campo che fuori dal campo, e ti ha mostrato appunto quella determinazione nel combattere questa malattia. Purtroppo ci può essere che ci sia qualche caduto in battaglia. Questo non significa che la ricerca si ferma, questo non significa che tante altre battaglie silenziose e magari non sotto i riflettori sono state vinte, e su questo noi dobbiamo puntare, su questo seme di speranza che, come diceva Mandelli, sarebbe bello, dobbiamo raggiungere un mondo senza cancro. Ma tu hai anticipato una cosa estremamente importante alla quale io tengo molto, per la quale l'AIL si è sempre battuta, cioè il potere fare in modo, finché è possibile, che il malato e i farmaci siano curati a casa. Sì, partiamo dal presupposto che debbano essere dei pazienti clinicamente stabili. Certo. Per questi, laddove è prevista la somministrazione per via orale del farmaco, l'AIL si prenderà l'impegno di permettere la distribuzione fino a casa di questi farmaci. E quindi l'ospedale diventa casa propria. In questo modo avremo la possibilità di far sentire il paziente sia da un punto di vista proprio familiare a casa propria, ma da un punto di vista anche emotivo e psicologico più forte in questa battaglia, perché avrà il sostegno dei familiari, avrà la possibilità di non muoversi da casa, e questo secondo noi, anche secondo tanti studi, da questo punto di vista è un tassello, è un obiettivo da raggiungere per quante più possibili, per quante persone più possibili. Questo è importante. Anche perché c'è l'impatto psicologico che fa. Assolutamente, da andare già in ospedale per un paziente significa, come dire, pensare che quel luogo è un luogo di cura, di malattia. E spesso il pensarlo come luogo di malattia sovrasta il pensare che è un luogo invece di cura, esatto. Invece sentirsi a casa e ricevere quel farmaco può ed è sicuramente un impatto emotivo e psicologico che invece aiuta a sostenere meglio questa battaglia. Ecco. E su questo noi puntiamo molto. Perfetto, Carmela, andiamo a chiudere. Ricordo Carmela è la Carmela Nicita, la presidente della sezione provinciale dell'AIL Ragusa. Al solito gran parte del raccolto viene ricata direttamente sul territorio, c'è la sede attuale che è sempre via Archimede 17, ora si andrà nell'altra sede che praticamente è l'incrocio tra via Orso Mario Corbino, la via che sale. Tra le tante cose, oltre a questa, c'è il sostegno al paziente, l'aiuto quando si deve andare in qualche luogo di cura, eccetera, ma soprattutto la possibilità di contattare, questo, dall'inizio dell'anno, c'era già, ma ora sarà ripetuto, ogni giorno ci sarà qualcuno. Sì, abbiamo anche fatto questo importante passaggio, che ci sarà la segreteria aperta tutti i giorni, dal lunedì al giovedì. E questo permetterà ancora di più al paziente o ai familiari poter avere informazioni veramente 5 giorni su 7, oltre ad avere anche la possibilità telefonica, ma riteniamo quanto sia importante il contatto umano, cioè entrare in una sede, non avere orari limitati, e questo permetterà ulteriormente all'AIL di essere conosciuta nel territorio.